Milano, ore 10 e 15. I listini globali continuano a muoversi sull'onda di Wall Street, che ha reagito nelle ultime battute all'intesa interna ai repubblicani che dovrebbe portare a un accordo per approvare la riforma fiscale tra i due rami del Parlamento USA. Gli indici USA hanno stampato nuovi record, che hanno messo di buon umore i listini asiatici. Le borse europee seguono bene intonate. Milano sale dello 0,85%, Parigi si rafforza a più 1,2%, Londra sale dello 0,6% e Francoforte dell'1,1%. Sono salite le chance di approvazione dei tagli fiscali entro la fine dell'anno, ha commentato a Bloomberg Shoji Hirakawa, strategist di Tokai Tokyo Research Institute Co. Ciò getterà benefici non solo sugli Stati Uniti, ma anche alle altre economie globali, Giappone incluso, e consentirà agli investitori di scontare nelle quotazioni maggiori guadagni societari. A Piazza Affari Generali, catalizza l'attenzione dopo la notizia della cessione della controllata irlandese, Pan Europe, per un ammontare di 286 milioni di euro. Novità. Nel fine settimana, anche per Carige, è stato raggiunto l'accordo sindacale che prevede 490 prepensionamenti volontari entro il 2019. Con questo accordo abbiamo impedito un taglio strutturale delle retribuzioni, limitando i sacrifici e circoscrivendoli temporalmente. Inoltre abbiamo scongiurato uscite obbligatorie dal lavoro, ha commentato sul punto Riccardo Garbarino, coordinatore della FABI di Carige. Giornata di assemblea di rinnovo dei vertici. Invece, per il Monte dei Paschi, il Tesoro ha proposto la professoressa Stefania Bariatti come nuovo presidente. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi, che ha recentemente rivisto quota 150 punti in scia all'avvicinarsi del voto italiano, riapre la settimana in leggera flessione a 148 punti per un rendimento del decennale italiano intorno all'1,8%. L'Istat ha censito la buona dinamica dell'export italiano, con il surplus commerciale migliorato a ottobre a 5 miliardi un mese di differenziale tra BTP e Bund, con la recente risalita o al trattino in basso RIC. Bottom. L'euro è in rialzo in avvio di scambi sui mercati europei a 1,1768 dollari da 1,1757 alla chiusura di Wall Street venerdì. Rispetto allo yen la moneta unica passa di mano a 132,59. La contrattazione sul futuro del Bitcoin ha debuttato, in altalena, anche al CME di Chicago. Il prezzo si è impennato fino a 20.650 dollari, poi è calato a 18.345 dollari e ha quindi oscillato intorno a 19.000 dollari. Chiusura in netto rialzo per la borsa di Tokyo, stamattina, con l'indice Nikkei che termina in aumento del 1,55% a 22.901,77 punti. La bilancia commerciale del Giappone resta positiva a novembre, ma l'avanzo si riduce notevolmente su anno, meno 22,6%, a causa di un balzo dell'import. L'avanzo commerciale è pari a 113 miliardi di yen, 855 milioni di euro. Le importazioni sono salite del 17,2% a 6.807 miliardi di yen. L'export del 16,2% a 6.920,4 miliardi di yen, ha riferito il Ministero delle Finanze. L'import continua ad aumentare per l'undicesimo mese di fila, trainato dagli idrocarburi, più 21,9%, ma anche dai materiali elettronici, più 27,5%, soprattutto semiconduttori e smartphone. In Cina il mercato delle case continua a galoppare, il più 5,1% dei prezzi di novembre, per intendersi, rappresenta comunque la minor variazione dal marzo 2016.